in buone condizioni dall'ospedale. E sulla progressione dei contagi, Pasquale Notar Giacomo ha intervistato il presidente della Fondazione Gimbe. Dottor Cartabellotta, in base alle vostre analisi, cosa possiamo osservare per la situazione dell'Emilia-Romagna? Rispetto alla regione Emilia-Romagna, noi siamo attualmente a un incremento percentuale dei casi ieri del 15% al giorno, che è ancora una percentuale abbastanza elevata, più o meno in linea con la media nazionale, ma soprattutto abbiamo un tasso di letalità allineato a quello della Lombardia, ieri era del 10,2%, che la dice un po' lunga sul fatto che c'è anche un rischio di sovraccarico delle strutture ospedaliere, soprattutto nelle province, quelle di Piacenza e di Parma, dove sappiamo esserci un numero abbastanza elevato di soggetti ricoverati. Oltre a Piacenza e Parma, si parla della situazione di Rimini in queste ore. Rimini e le Marche, voglio dire, probabilmente sono sede di un cluster iniziale che verosimilmente è diventato un focolaio indipendente, autonomo. Dal punto di vista della diffusione dell'infezione possiamo dire che corre da nord e sud lungo la via Emilia, però Rimini, diciamo, sta subito dopo Piacenza e Parma. Questi alla fine sono dati che ci parlano dei contagi accertati, ma sono dati che secondo lei fotografano una situazione che ha valore? La politica di esecuzione dei tamponi solo ai soggetti che hanno i sintomi ci fa vedere soltanto la punta dell'iceberg. La popolazione non si deve spaventare anche delle percentuali del tasso di letalità, che ormai è prossimo al 9%, piuttosto che della enorme percentuale dei pazienti ospedalizzati, perché di fatto c'è un enorme numero di persone che sono infette dal virus ma non lo sanno.